Quando parli in pubblico, specialmente quando non hai un microfono, senti la necessità di aumentare la potenza della tua voce? Se la risposta è sì, rimani con me in questo video. Ciao, sono Chiara, founder della Chiara Alzati SRL. Sono corporate trainer in public speaking e comunicazione efficace. Grazie al metodo Parlare Chiaro ti guido, ti ispiro e ti motivo nella realizzazione del tuo potenziale di comunicatore per essere credibile, autentico e autorevole, anche in inglese e in tedesco, grazie a corsi di formazione su misura nelle aziende e a percorsi individuali personalizzati. Se hai difficoltà a far sentire la tua voce perché ce l'hai troppo bassa, ad esempio, o troppo flebile, cerca di allenare la potenza della tua voce. Ecco, in questo video ti voglio dare proprio tre semplici esercizi a questo scopo. Primo, allena la respirazione diaframmatica. La respirazione diaframmatica è una respirazione bassa che rilassa i muscoli della gola e ci fa avere più aria. Per allenarla ti consiglio di sdraiarti su un letto, di mettere sulla tua pancia un libro e di osservare questo libro che si alza e si abbassa. Ogni volta che inspiri si alza e ogni volta che espiri il libro sulla tua pancia si abbassa. In questo modo ti disabituerai ad una respirazione toracica alta e allenerai una respirazione bassa o diaframmatica. Secondo esercizio, l'esercizio della S sibilante. È un esercizio che pulisce le nostre corde vocali. Terzo, riscaldamento. Sicuramente questo esercizio lo fanno anche i cantanti prima di andare in scena. Inizia a cantare la tua canzone preferita a bocca chiusa. In questo modo riscalderai la tua voce prima di andare a parlare in pubblico o in video. Mi raccomando, applica sin da subito questi tre semplici esercizi, ma non dimenticarti mai la cosa più importante. La nostra voce in realtà è sempre il riflesso dell'emozione che proviamo. Quando raccontiamo qualcosa di bello, di entusiasmante davanti a un pubblico reale o virtuale, è giusto che la nostra voce gioisca insieme a noi e si alzi per condividere il nostro entusiasmo, ci deve venire naturale. Quando invece raccontiamo qualcosa di serio e di triste, è altrettanto giusto e coerente che la nostra voce si abbassi. In altre parole, abbi il coraggio di vivere le tue emozioni sul palco e di condividerle con le persone che hai davanti, anche grazie a questo strumento che è la nostra voce. E mi raccomando, non pensare che in questo modo risulterai finto, perché questa cosa la sento dire tantissime volte, ma non è assolutamente così. Sei finto quando sei veramente estraniato dalle tue emozioni. Sul palco devi essere vero, autentico, quindi se racconti qualcosa di bello è giusto che la tua voce esprima gioia, se racconti qualcosa di triste è giusto che la tua voce sia invece più triste anche lei. È questione di coerenza, non stai recitando, stai mostrandoti in modo autentico. Costruiamo insieme il tuo prossimo corso di formazione su misura per la tua azienda? Vai subito sul link contenuto in descrizione e prenota una consulenza informativa con noi. In descrizione trovi anche il link alla raccolta di alcuni dei miei migliori casi studio aziendali. Se invece sei interessato a un percorso individuale personalizzato, vai subito su www.chiaralzati.it. Entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accederai subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!